Ci troviamo nel Regno dei Ghiacci, in presenza di due specie di pinguini, i Gentoo e i Magellani. All'acquario di Genova i pinguini vengono cibati regolarmente tutti i giorni con aringa e caprin. L'aringa è un pesce molto più chilocalorico rispetto al caprin e di taglie completamente diverse. I pinguini vengono pesati regolarmente, un pinguino Gentoo pesa dai 4 ai 6 kg nell'arco dell'anno, mentre i Magellani pesano dai 4,5 kg ai 5 kg. Come tutti sanno, i pinguini non volano, ma in realtà l'antenato del pinguino volava, era munito di ali, ma poi nell'arco dell'evoluzione hanno deciso di convertire questa energia e di utilizzarla per il nuoto, quindi modificando le ali con delle pinne. Un'altra curiosità è il loro sistema di termoregolazione. Loro, grazie a dei muscoli corporei, quindi grazie alla contrazione di questa muscolatura, riescono a incamerare, quindi a intrappolare tra la muscolatura e le penne, delle bollicine d'aria che potete vedere quando il pinguino si tuffa in acqua, perché lascia proprio delle scie. Queste bolle d'aria vengono scaldate nell'arco della giornata e gli dà la possibilità di mantenere una temperatura corporea costante di circa 40 gradi. Tenete in considerazione che sono degli uccelli e quindi la loro temperatura corporea è circa 40 gradi. Perché? Perché così riescono anche nell'arco dell'anno a tutelarsi dal punto di vista batteriologico e quindi nel caso dovessero avere delle infezioni la temperatura alta gli dà la possibilità di combattere e di salvaguardarsi. All'acquario di Genova i pinguini hanno la possibilità anche di riprodursi, perché grazie a uno staff qualificato che tiene sotto controllo con osservazioni, monitoraggi, tutto il gruppo sociale, creando anche il loro ambiente naturale favorevole, gli dà la possibilità di creare delle coppie. Loro sappiamo che sono monogame e quindi trascorrono tutta la vita insieme. Tenete in considerazione che ogni pinguino depone nell'arco dell'anno due uova. Il secondo uovo rispetto al primo viene deposto dai 2 ai 5 giorni di differenza, mentre la cova dura dai 40 ai 50 giorni. Nel momento in cui il pinguino nasce, viene cibato, alimentato dai genitori. Noi in quel contesto, in quel momento, più o meno dal 2 ai 3 mesi, alimentiamo gli animali, quindi i genitori, molto di più rispetto alla normalità, proprio per dare la possibilità a loro di cibare i loro piccoli e di portare a termine la loro crescita.